e poi Bruno Conti. Quante volte un libero di una squadra italiana, di una squadra italiana in vantaggio, è andato a giocare palla nell'area avversaria? Pochi. Quante volte l'ha fatto l'Italia? Una. E poi vede Marco Tardelli che gli urla di dargliela, gliela dà. Marco controlla la palla male, gli è scivolata davanti, sa che per chiuderla deve andare giù col corpo per prenderla di collo pieno. Sono tre urli che hanno segnato la storia del Novecento. Il secondo è un colpo di coltello in parole, scritto da Allen Ginsberg all'interno della raccolta Jukebox all'idrogeno. Il terzo.